Buonasera al senatore Matteo Renzi, Buonasera, parleremo dopo di questo ipotetico centro. ma. Dopo, dopo la vittoria di Mahmoud e Branco io sono andato a letto perché è alle <ride> due di notte, però la MAPE ha informazioni che io non ho. Non nor. è vero che lei ha incontrato Totti? Io sono andato con mia moglie non con Totti, questo vorrei che ma fosse... Ma con Totti politicamente magari ci va in un altro momento a letto. Vespa lei ha delle strane perversioni, no, capisco no, che no, questo fa, no, cioè, cioè, vediamo per a parlare, la prego, io sono Vedo che lei lì c'ha scritto una, una cartellina Procura della Repubblica, è ovvio che io devo cominciare. Ma no, questa è Procura della Cassazione addirittura, ah, vabbè, vabbè. sono preparato bene. Allora, eh, dobbiamo cominciare dalla richiesta alla Procura di Firenze di mandare a giudizio lei, Maria Laboschi, Marco Carrai, Alberto Bianchi, Presidente, queste diciamo, sono le persone più rappresentative e altre sei persone, credo, della Fondazione Open, che praticamente avrebbe una fondazione che avrebbe preso dei soldi, in realtà non per la fondazione ma per la politica, quindi sarebbe una sorta sì, di... Sì, più correttamente la tesi della procura è che i soldi sono trasparenti e chiari, sono bonificati, quindi non è un finanziamento illecito vecchia, Repub vecchia prima repubblica, ma la tesi della um, procura è, dopo tre anni di indagini, centinaia di telefonini sequestrati, tutto quello che sappiamo è che la Leopolda non fosse organizzata dalla fondazione Open, ma da un partito politico. Voi direte, questo cosa Quindi cambia? Quindi finanziamento illecito. Questo cambia dal punto di vista formale, cioè il reato che viene contestato è sostanzialmente un reato formale. Naturalmente, io sono assolutamente convinto che non ci sia alcun tipo di reato. Io sono assolutamente certo di questo. Finalmente in tribunale, dopo essere ma stati sì, guarda, per da. Alla tre fine, sono giornali. tre anni che ci fanno il processo sui giornali. Finalmente si va in tribunale dove c'è scritto. È scritto lì, la legge è uguale per tutti e quindi siccome la legge è uguale per tutti potremo dimostrare chiaramente che il processo non è sul finanziamento illecito, è sulla politica, è un processo politico alla politica, si vuole decidere se era un partito o una fondazione a raccogliere quei soldi. Però chi è tranquillo, Vespa, non si agita. Ci sarà bisogno di tempo, tanto si sa come vanno le cose in Italia. Io spero che quando tra cinque anni, a occhio, ci vogliono questi tempi più o meno per finire un processo dall'udienza preliminare alla Cassazione, se finirà in Cassazione, quando arriveremo alla fine, spero che ci diano lo stesso spazio che ci hanno dato sulle brutte notizie delle indagini, c'è però un dato di fatto in più, che siccome io sono stato Presidente del Consiglio e quindi ho il dovere di rispettare le istituzioni, io devo dire chiaramente che siccome non mi fido di questi magistrati, cioè tutti dicono... Ma come la salta di me denunciarli? E eh, li denuncio. Vedete Vespa, ci sono due reazioni diverse dei politici. Il primo politico che dice io ho fiducia della magistratura e aspetto serenamente. Bene. E c'è chi dice io grido allo scandalo, è una vergogna e fa magari una comparsata tv e fa un editoriale sui giornali, siccome io ho la fortuna di poter avere una tribuna anche grazie a lei dove poter spiegare le cose, ma ho il compito istituzionale di difendere chi questa tribuna non se la può permettere, voglio che sia chiaro che se un magistrato viola la legge, la legge è uguale per tutti, anche per i magistrati. Siccome ritengo che i tre magistrati, che si chiamano Creazzo, Turco e Anastasi, abbiano violato non la legge, l'articolo 68 della Costituzione. L'articolo 4 della legge 140 del 2003, l'articolo 6 della legge 140 tradotto. del 2003, l'articolo la 323 del codice penale. Io ho messo la faccia, ho scritto una. Legge, non ho paura di niente, insomma, con tutti i miei limiti sarò antipatico, ma non ho paura di niente di nessuno. Ho firmato una denuncia che è andata a Genova e chiedo che loro siano processati per aver non rispettato le leggi italiane, in particolar modo in questo caso la violazione di abuso di ufficio e violazione della norma costituzionale. Poi c'è un punto in più. Che io non mi fido di questi tre magistrati perché uno, il procuratore Giuseppe Creazzo, è stato sanzionato dai suoi colleghi del CSM per aver molestato sessualmente una donna. Eh, questo che c'entra con l'accusa questione no, no, dei no, confronti lì, Fermo lì: se lei oggi prende, leggo testualmente, e compie atti sessuali, non è belli, tanto siamo in fascia protetta, ma questo è un documento della Procura Generale della Corte di Cassazione, non sto dando i documenti Italia Viva. E compie atti sessuali che erano consistiti in abbracci, nello stringere a sé la vittima, nel palpeggiarle il seno sinistro e nel baciarle più volte la lingua nel tentativo di farle aprire la bocca, mi fermo perché va avanti più e non mi sembra il caso. Ma che se lei lo fa, lei. la le dico Se lei lo fa, lei viene immediatamente quanto minimo licenziato, come minimo. Sarebbe anche un bene. Cioè, scusi, eh, con tutto il rispetto, penso. Dov'è la credibilità di un magistrato? Che avendo compiuto queste cose ed essendo riconosciuto colpevole, sa quanto è stato sanzionato? Provi a dirlo. Beh, modestamente. Se lo fa un cittadino, si becca sei anni di carcere, se lo fa un magistrato, la sanzione disciplinare sono la perdita di due mesi di anzianità della pensione. Questo è uno: si chiama Giuseppe Creazzo. Ma, ma guarda quello che. Ma dopo. dire Aspetti, che non c'entra con le accuse la a lei? la credibilità. Che scusi, scusi, lei si farebbe giudicare da una persona che ha questo? Si faccia giudicare lei. Io le dico un altro in Ma una persona si è in ipotesi. Male con una donna può comportarsi benissimo quando lei è l'imputato. Dice, <coughs> dice il procuratore generale della Cassazione. Con i fatti sopra descritti, il dottor Creazzo ha posto in essere una condotta idonea a ledere la propria immagine di magistrato e il prestigio dell'intera magistratura. E uno yeah, sarà un caso. Ribecca tutti i renzi. Secondo, dottor Nastasi. Cosa fa il dottor Nastasi? Lei si la ricorda la vicenda dell'indagine del povero Davide Rossi, il dirigente del Monte dei Paschi di Siena, che è morto diciamo, cadendo da una finestra? Qualcuno dice visto. morto Vabbè, suicida, qualcuno dice corso. Un... No, ah, no. Beh, La stanno riaprendo, eh, riaprendo un'indagine eh, dopo vai. anni. Questo procuratore è stato giudicato dal comandante dei Carabinieri di Siena, da un ufficiale dell'arma dei Carabinieri, come quello, e lo ha detto in Parlamento, quindi io sto portando documenti. Poi, uno che entra nella, nella, sulla scena Criminis, nella stanza dalla quale il povero Davide Rossi vola di sotto. E risponde al telefono. Non è soltanto risponde al telefono. Tocca il mouse, apre il computer, i cestini sono scaricati. Questa si chiama Inquinamento Scena Criminis. Dice: Ma cosa c'entra con Renzi? Nulla. Io non sono volato alla finestra, fortunatamente. Ma le domando, lei si farebbe giudicare da un procuratore che fa questa roba? Allora, quello che voglio dire, è, io, nel merito, mi difendo parlando di Open perché è un reato bagatellare, formale, sul quale ho ragione. Ho l'impressione che i magistrati fiorentini abbiano violato le leggi e ho scritto quali leggi, ma domando alla magistratura italiana, nella quale io continuo a credere, perché non credo in quei magistrati, ma credo nella giustizia, vi sembra normale che l'azione penale sia esercitata da persone che hanno questo livello di credibilità? A me no. Vespa sì, processate <ride> no, Vespa. Per quello che mi riguarda, penso che sia un dovere della magistratura, l'ha detto Sergio Mattarella, recuperare fiducia, autorevolezza, credibilità. Perché se lei fa questi comportamenti qui, è evidente che prima o poi la gente non ci crede più nei magistrati. Allora, siccome io continuo a crederci, faccio il mio processo, il 4 aprile avremo il rinvio a giudizio, il 5 aprile uscirà un libro. La prima volta che non ho chiesto l'anticipo per un libro. La prima volta in vita mia che non chiedo l'anticipo per il libro, perché racconterò tutti i... tiro fuori tutti i tentativi di dossieraggio, di indagini che hanno riguardato me, di attacchi, robe dei servizi segreti, tutto. Scrivo tutto. Così, che, come dire, se mi succede qualcosa è tutto agli atti. E il 5 aprile, il giorno dopo, perché rispetto il gruppo, lo tiro fuori e lo presenteremo tutte le sere. Antonio Pulito, il giornalista del Corriere della Sera. Come la vedi tu questa... Ma ah, io Beh. pensavo che avrei voluto a parlare di moderati invece, perché questa è la partita di calcio fiorentino che è stasera. Sai come fanno il calcio fiorentino? Eh. Ai primi dieci minuti levano il pallone. E eh, appunto i calci sono i dieci minuti più preoccupanti perché levano immediatamente il pallone e iniziano a cazzottarsi. Eh, ma, dico, a me l'hanno fatto 10 minuti contro di me ora eh, sono Ma, ma credo che uno. lei avrà anche lei delle denunce stasera, delle querele dopo quello che ha Guardi, detto. Guardi, io di le magistrate. dico subito che su questo non ho portato altro che gli atti formali ufficiali, li ho letti. Sì, no, le volevo però chiedere un'altra cosa. A meno cosa. che non si dica che la privacy vale solo quando c'è da parlare degli altri, perché della mia privacy vogliamo parlare, hanno preso il conto corrente, hanno preso i telefonini, hanno preso le email, mi hanno messo nel mezzo per tutto. Io con molta serenità dico, volete il combattimento in aula giudiziaria? Ci sono. Volete la parte mediatica? Ci sono. Volete i processi show? Ci sono. Io andrò in tutte le udienze a difendermi nel merito. A parlare di open con il sorriso che mi. Parliamo appartiene. un attimo di open invece, l'inchiesta. Lei ha detto una cosa vera, nel senso che dice qui la, il cuore dell'inchiesta, l'appiglio dell'inchiesta è che noi non siamo open. Non era una fondazione politico-culturale, ma era una struttura del Partito Democratico di cui io ero segretario all'epoca e quindi i soldi, il partito di 7 milioni e più li otteneva in questo modo. E lei dice: Questo non è, è scorretto perché in realtà. Non è così e questo è effettivamente un argomento opinabile quello che usano i magistrati, credo Molto sia opinabile. stato già opinato tra l'altro in... in sede giudiziaria, però non ci giriamo intorno, il punto invece fondamentale credo interessi al pubblico a parte la tecnicalità giuridica è questa, cioè il rischio che ci siano dei posti dove si scambia potere politico per soldi, cioè io sono il segretario del PD, sono il primo ministro. La, questa è la mia fondazione. Se vuoi avvicinare il primo ministro, se io voglio avere un incontro con Renzi, verso dei soldi alla fondazione di Renzi e me li faccio buoni. No? Questo è Tant'è vero che nell'inchiesta. Ma questo non è l'oggetto della no, contestazione. Però aspetti: nell'inchiesta ci sono due ipotesi di reato di corruzione, non per lei, ma per eh, Lotti e Bianchi, che riguardano invece proprio uno scambio del genere, l'ipotesi di uno scambio del genere, cioè due aziende che hanno dato un'azienda che ha dato dei soldi alla fondazione Opel in cambio eh, Lotti si è adoperato secondo i magistrati, secondo l'accusa si è adoperato per favorirla come membro del governo come esponente politico quindi questo è il punto su cui lei deve secondo me dare l'assicurazione di spiegare l'opinione pubblica dopo dieci anni in cui mi hanno controllato anche come mi faccio la barba questo penso che me lo potrà riconoscere chiunque sono stato in questi dieci anni scrutinato in tutti i luoghi in tutte le sedi, in tutte le salse, dall'estratto conto alle mie email da Presidente del Consiglio, tant'è che c'è un conflitto di attribuzione in corso. Io ho sempre detto con molta chiarezza che tutti i finanziamenti che sono arrivati alla Fondazione, che peraltro io non dirigevo, ero il leader politico, ma non ero quello che faceva. E il direttore della fondazione. Cosa hanno... di cui l'accusano invece? Ma, ma lasci stare, ma questa cosa qui si fa in processo, durerà cinque anni e andremo tranquillamente, così come sono assolutamente convinto che le indagini sugli altri colleghi, come dire, sarà, Avranno nel processo il luogo naturale per essere smontate. Quello però, che non torna, mi scusi, è che io vengo accusato dopo tre anni in cui mi hanno tolto anche il respiro. Perché tutte le volte che provavo a mettere sulla testa improvvisamente mi riportavano a parlare di open, è che tutta questa grande costruzione finisce col dire. Non il finanziamento è discutibile. E neanche a me non contestano nemmeno quello che lei ha detto ora no. degli incontri. Allora. Dicono: questi soldi anziché rendicontarli come fondazione, dovevi rendicontarli come partito. Ragazzi, ma ci rendiamo conto che a parte che questa cosa non sta né in cielo né in terra, perché che cos'è un partito? Fino a prova contraria, lo decide il Parlamento e non il giudice penale di Firenze in particolar modo giudici senza credibilità. Perché Vespa dice, ma Vabbè, perché hai letto queste cose? Perché non hanno lei si assume la totale responsabilità di quello che dice. Ma ovviamente. non è che lo deve chiedere a me Vespa, ma avete paura di, anche della vostra ombra. Questo è un documento ufficiale. è stato... La vera domanda è... No, scusa, lei accusa il magistrato no, di essere scusi. credibile, è una... Scusa, un scusa. Lei tutto, ha visto quella scena? Poi torno d'accordito perché non voglio allungare. Lei ha visto quella scena di quel signore che uscendo da uno stadio ha toccato ha dato una pacca nel sedere a una giornalista una cosa che non si fa lo diciamo a casa, dare le pacche nel sedere in quel modo è considerato giustamente un atto reato. di molestia sì. sessuale questo signore rischia sei anni di carcere sei anni di carcere le domando perché un magistrato che fa quello che le ho letto e che non è una mia invenzione è un documento ufficiale deve avere due mesi di anzianità e un cittadino sei anni di carcere ve lo domando vi sembra giusto? Se a voi sembra giusto, a me no. Ma probabilmente nessuno ha aperto un'indagine giudiziaria su di noi. Le Quella, sto domandando, disciplinare, stiamo procedendo di disciplinare. La credibilità di uno che dice io ti apro un procedimento disciplinare e per un reato così grave ti faccio perdere due mesi di stipendio, anzi no, di anzianità nello stipendio, nemmeno di stipendio, a me sembra ridicolo. Mi sembra un atto che lede la credibilità della magistratura. Torno da politica Aspetta, finito, e finisco. ci, mi ci torna, ci torna dopo un istante di pubblicità. Proviamo con Matteo Renzi e Antonio Pulito. Niente, la questione è molto semplice. Qui si sta parlando semplicemente di, un, di che cos'è la politica. E io penso che sia giusto rispondere nel merito. Ci sarà il 18 febbraio un'ulteriore sentenza della Cassazione sul terzo ricorso Carrai. Ci sarà il conflitto di attribuzione a marzo al Senato. Si andrà nel merito. Io quello che però devo dire è che voglio mettere uno per uno tutti i punti. Perché io ho un caratteraccio, no? mi dicono tutti. Però alla fine... Voglio anche mettere in fila tutto quello che ho dovuto subire in questi anni. Perché le indagini che sono state fatte e in questo modo prendere i telefonini, perché vedete, non tutti i magistrati sono uguali. I magistrati di Milano o di Roma che hanno preso spunto dalle ind dall indagini open per andare a indagare gli uni su Casaleggio e Grillo, avete visto quelle, quelle vicende che abbiamo seguito in questi giorni, e gli altri su una storia che riguardava Conte nella sua veste di avvocato prima di fare primo ministro. I magistrati sono stati molto seri, non hanno perquisito, hanno chiesto l'esibizione degli atti, non hanno preso i telefonini, hanno chiesto i documenti. Allora, le procedure che si sono utilizzate sono state procedure che per me non stanno né in cielo né in terra. Siccome Senta. anche la Cassazione, non io, perché qui poi si contende, la Cassazione ha detto che quelle procedure sono sbagliate, io con grande tranquillità mi metterò a sedere, risponderò punto per punto e a quei magistrati che hanno con me sbagliato ho citato gli articoli, non ho fatto una polemica, io non ho fatto alla Berlusconi, con tutti i magistrati comunisti. Beh, no, insomma, no. no, no. insomma, gliel'ha menata anche più dura stasera. No, no, scusi Polito. Eh. Perché questa è una Beh. forma anche di, Polito. come posso dire, Polito, di intimidazione del, del PM che la sta indagando. Scusi intagando. Polito, no. Polito, mi perdoni. Io sto dicendo che, facciamo conto che lei sia il PM, non è lei il PM, lei ha violato, secondo me, la legge italiana e la Costituzione. Posso dirlo? Ma sulla sua inchiesta... Ma questo certo. è un altro discorso, allora, diciamo Lei però... sì. Sì, ma io la denuncia l'ho fatta su questo. Se Renzi viene rinviato a giudizio, questi non saranno i pubblici ministeri d'aula. Eh, come diciamo, no? certo dopo saranno questa abordata. No, però. ma saranno loro perché... ma io lo dico per la magistratura. Guardate che io mi difendo da solo. Ragazzi, io questo regalo non l'ho fatto. Quindi però, ma non... io sono tranquillo. Però penso a quei poveri cristi, poveri cristiani diciamo più correttamente, anche non cristiani, che vanno in aula di tribunale e che hanno paura... Dobbiamo ridare prestigio alla magistratura. Questi atteggiamenti non vanno bene come prestigio della magistratura. Le piace, eh, la, riforma, no? le piace la riforma che sta approvando già, già dopo domani? Vediamo piace. i testi. Ma la Lei è per la, sarebbe per la separazione delle carriere tra PM sì, e giudici? però intanto sarei per fare, come posso dire, eh, giudicare le carriere. Perché ci sono tanti magistrati bravi, che studiano i procedimenti, che studiano le leggi, che studiano le norme, che studiano le carte e che non è che vanno avanti per partito preso. Questi magistrati vanno premiati. Perché a fronte di un magistrato che fa questa roba qui, ci sono centinaia di magistrati, in alcuni casi magistrati donne, che non hanno il diritto di essere messi in discussione da alcune, come dire, mele marce del sistema. Quindi io sarei perché i magistrati fossero giudicati. Per i risultati. Sulla base dei risultati. Beh, Ma, mi sembra... so che... Ma scusate, un chirurgo che sbaglia un intervento, che gli fanno? Lo cacciano. Se lei, non facesse, se lei non avesse fatto negli ultimi 25 anni i risultati di Odense che ha fatto, l'avrebbero già cacciata. Se... È così per tutti. Allora perché un magistrato non deve, essere... deve andare avanti solo per la carriera di anzianità? Noi dobbiamo valorizzare i magistrati e non per le correnti. Allora io sono qui. La battaglia che sto facendo è diversa da quella di Berlusconi, mi perdoni, Polito, perché Berlusconi urlava "Io sono accusato dai magistrati". Io non urlo. Io vengo qui e dico "A Il mio processo lo faccio in punta di diritto". Quando dico in punta di diritto vuol dire che io vado punto per punto a discutere nel merito. B I magistrati che mi indagano, si sappia, perché se c'è un magistrato che ha inquinato la scena criminis lo dice uno dei carabinieri, non lo dice Vespa, non lo dice Polito, non lo dice Renzi. E mi viene a giudicare, permetterà che io non sia tranquillo. Quel magistrato lì è entrato in una scena criminis e si è messo, secondo quello che dice il comandante dei carabinieri, a rispondere al telefono, a toccare il mouse, a svuotare il cestino. Ma vi sembra normale una cosa del genere? Basta vedere una serie televisiva americana per capire che non si inquina la scena critica. In questi giorni Ragazzi, è venuta oh, fuori un'altra storia. Ho la, io ho il coraggio di dirlo in faccia, io vengo qui e lo dico, io non ho paura di mettermi contro nessuno. Insomma, al di là dei suoi giudizi sui trascorsi di questi magistrati, qual è il reato per il quale, o sul posto tale, per il quale lei li denuncia? L'articolo 323 si chiama abuso d'ufficio. Ricapitoliamo, Vespa. Io, nel merito delle accuse che mi vengono fatte, sono tranquillo. Senta, perché e si difenderà? Vabbè, perfetto. Due, e spero che non li abbiano commessi neanche i magistrati i reati, ma questa è un'altra storia. Vabbè. Due, siccome credo nelle istituzioni, ho firmato un atto per dire controllate che non abbiano compiuto i reati di abuso d'ufficio legati al 68 della Costituzione e a una legge, la 140 del 2003, e ho letto quello che ho letto documenti ufficiali, non perché li denuncio su questo, ma perché io che credo nella magistratura, ricordo quel grande magistrato. Rosario Livatino, che è stato ucciso, ahimè, dalla mafia nel 1991, che diceva una frase bellissima. Cioè, quando moriremo non ci, siamo non ci chiederanno quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati credibili. Io penso che un magistrato debba essere credibile, e la mancanza di credibilità dei magistrati, di un magistrato, fa male a tutti gli altri. Senta, e l'ha detto dove, molto bene dove Ma dove sarebbe l'abuso d'ufficio, scusi? Se tu devi rispettare una norma è la norma dell'articolo 68 della Costituzione che riguarda le prerogative delle corrispondenza tra parlamentari e non facendolo arrechi un danno in questo caso all'indagato, in questo caso si configura il reato di abuso d'ufficio, perché il reato di abuso d'ufficio si configura nel momento in cui procuri un vantaggio ingiusto o arrechi un danno ingiusto. Vabbè, e è la questo decideranno no, è una, i magistrati la pena di Genova va da a 4 anni. Il concetto è che Bisognerebbe essere molto seri. Si discute nel merito, si studiano le carte e si risponde. Chi non ha paura di niente ha il coraggio di andare in televisione e dire: Io non mi metto a dire bravi magistrati, avete ragione. Io dico: Tanti magistrati sono bravi. Chi sbaglia deve pagare. Vale per lei, vale per Polito, vale per me. La legge è uguale per tutti, virgola anche per i magistrati. Non per tutti tranne che per i magistrati. È venuta fuori un'altra storia che la riguarda, che è assolutamente legittima, ma ha fatto molto rumore. Cioè eh, la Banca d'Italia ha mh, rivelato in qualche modo un passaggio da un suo conto corrente a un altro conto corrente, quindi cosa? Insomma, direi è stato un giro corrente? Legittimo, <ride> di 1.100.000 eh, euro frutto delle sue consulenze sull'Arabia Saudita. Ma anche Do lì non è tutto... Anche vabbè. qui siamo alle solite. Io ho fatto, ho un conto, ho due conti correnti, va bene? Sposto da un conto all'altro dei soldi. No, e guadagnati è... legittimamente. Ah, certo, questo. Nessun, Poi nessuno si può discutere l'opportunità. Lo io sono andato a fare la trasmissione televisiva, il programma televisivo, sono andato all'estero. Dice, ma dall'estero lo pagano per fare ma le cose? È vero chiacchiere. che ha aperto una, una società in Cina. No, però, Vespa mi dicono talmente tante cose che se mi metto a fare l'elenco, le, compri il libro, anzi, glielo regalo a lei. No, ve lo compri che tanto voglio. compri il libro e vedrà tutte le cose false che hanno detto su di me, che sono ormai dentro un libro da quante sono. Però quello che vorrei farle notare è: se lei fa un giro conto, lei no, un giro, giro conto, Vespa, è uno... cioè, se lei da un conto corrente sposta 1000 euro o 100.000 euro o un milione di euro da un conto all'altro, perché deve andare sui giornali? No, scusate, perché è sospetto? Chi è ah, sospetto? Succede a tutti i soggetti politicamente esposti, no. quando vai in banca ti fanno firmare... Polito, Polito eh. una cosa eh sì. è che firmi perché sei una persona politicamente esposta, altra cosa è che ti ritrovi sui giornali. Lei mi sa ah, dire quanto... Questo... vorrei domandare al dottor Polito... Quante persone hanno visto pubblicato negli ultimi cinque anni il proprio estratto conto nei dettagli sui giornali? Ma lei non è una Le persona qualunque. dico io qualunque, Uno. Ma lei non è una persona sì, qualunque. Ma scusi, dai, però perché. Io per lui l'esatto conto non si non pubblica per tenere. nessuno, Antonio. Eh? Ma eh? mi scusi, colico, conto no, ragazzi, non si pubblica per nessuno. Ma dai. scusate un attimo. Ma, ma io no, di... eh. che Ma voglio spiegare, spiegare perché non è una persona qualunque. No, ma che io non sia una persona normale, come dire la volontà. Ma non qualunque. Mi lasci dire, mi scusi. Normale lo è. Ora, non esageriamo. Però la cosa che. mettiamo sul ridere, perché è giusto anche questo. Io sono una persona che non ha paura di niente e che il proprio conto corrente è una cosa che è stata pubblicata. Mi ha ovviamente dato noia per la mia legittima eh cioè, privacy, vedi quello dove metti i soldi, dove spendi, quello che dai, cioè non è bellissimo. Però non ho niente da temere, cioè non ho da nascondere, non è che ho un figlio segreto in Sud America o da dare dei soldi di nascosto perché gioco. Allora, al, così. Va bene, fermo lì: questi soldi qui sono soldi per i quali la pubblicazione di stato conto viola il segreto bancario, il segreto istruttorio, la legge sulla privacy, la Costituzione italiana articolo 68. Dio mio, ma chi è quello che, che, che viola ma le leggi? Io lo so benissimo. Senta, lei legge? lo sa Io benissimo, Senta, sa benissimo che in tutte le democrazie avanzate lo, i, i politici vengono scrutinati in una maniera che alle persone normali cioè, non giusto. viene riservata, giustamente. Giusto. Allora le dico qual è il problema di quella roba lì? No, mi scusi, non però tanto. Politico, ma però dica eh. agli italiani che ci seguono quali sono le procedure diverse. Perché, uno, il, è giusto quello che dice Polito, al politico si applica delle regole diverse dagli altri. Facciamo l'esempio Renzi e Vespa: Renzi alla fine dell'anno deve pubblicare la propria dichiarazione dei redditi, Vespa no. Perché Vespa non è. Non la politica. pubblicano lo stesso sui giornali, stia tranquillo. <ride> sì, però, ragazzi, la domanda è. Perché non è segreto? Vespa, quante volte le hanno pubblicate? No, adesso meno conto? perché è scesa Vespa, molto. Vespa, quante volte le hanno. Questo è un, bene, bene per il Paese. Quante volte le hanno, le hanno pubblicate l'estratto conto sui giornali? No, il conto no. no la dichiarazione sì. Mi dite un politico che negli ultimi cinque anni ha visto il proprio estratto conto sui giornali? No, infatti, Uno Senta, ce lei voterebbe a favore di una legge che non consentisse ai parlamentari di svolgere attività all'estero? Ma anche in Italia puoi farla. Cioè se tu vuoi dire che chi fa il parlamentare fa solo quello, io credo che sia un errore. Ma se la vogliono fare la facciano. Ma è che fai in estero e non in Italia o viceversa? Perché cambia poco. E cioè, uno può dire, vuoi Vecchio. fare il parlamentare? Fai solo il parlamentare. Si può fare. Chi fa l'avvocato smette di fare l'avvocato, chi fa l'architetto smette di fare l'architetto, fa è legittimo. Non è la stessa cosa. Beh, no, non è la scusi stessa cosa. Perché stessa cosa Ma voi la spostate lei sul piano dell'opportunità, giusto? Eh? Lei la sta spostando giustamente sul piano dell'opportunità. Certo, sì, Però, sì. Come funziona il meccanismo? Si aprono indagini, ma quello non c'è niente di illegale in quello che è... <ride> no, In questa ma... cosa qui non c'è nessuna indagine. Ma si rende conto che la cosa illegale è la pubblicazione di questi atti? Beh, no, perché le cose. Eh, guardi, il no, 684 codice penale e la, la. Guardi, i, eh. i media pubblicano e rendono pubblico ciò che di cui dispongono perché è il loro mestiere questo devono Posso fare. leggere il 684 del codice penale o soffende? No, 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 ah, no, 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 dai, no, no. dai, non andiamo <ride> nei tecnicismi, non andiamo ai tecnicismi, Vabbè. vediamo piuttosto, andiamo a parlare di ma politica di però c'è l'articolo Ve... 684 del codice penale. Vabbè. Ma è toccato ristudiare le allora, leggi. Allora è stata eh. una minaccia sufficiente quella di leggerlo. Allora, <ride> guardiamo un momento I, che diavolo sta succedendo nei 5 Stelle, perché poi non riguarda soltanto le 5 Stelle, ma le alleanze, i Campilari eccetera. Parliamo di centro. Eh. Daniela di marzo e parliamo di Giulio. No, torniamo su Occhio e, e Giulio. E e giulio allora, questa vicenda dei 5 Stelle può sconvolgere il campo largo, le alleanze le amministrative con il Partito Democratico, creare un po' di confusione? Sono finiti i 5 Stelle, Vespa, lo sanno anche loro. Se lei parla con chiunque dei 5 Stelle lo sa. I 5 Stelle hanno interpretato una grandissima ansia di rinnovamento nel 2013, hanno vinto le elezioni nel 2018, poi alla prova dei fatti hanno compiuto gli atti che contestavano gli altri. Quindi il Movimento 5 Stelle è finito. Al di là che due stelle e mezzo vadano con Conte, due stelle con Di Maio, mezza stella con Grillo, al di là dei ricorsi, cioè è finita la parabola del Movimento 5 Stelle, lo sanno tutti e l'abbiamo visto quando? Quando è andata a casa Conte, quando è finito il governo populista di Conte, è arrivato il governo di Draghi si è dissolto il magico momento dei 5 Stelle e naturalmente di questo io sono molto felice. Tu Perché credi penso di aver a lavorato in questa direzione? questa aggregazione centrale con Toti, Renzi. E credo, io diciamo, credo, credo in quello che vedo, nel senso <ride> che loro dicono che la fanno. Eh, hanno già avviato, cioè, si parla addirittura di un nome, però raccoglie meno soggetti a quello che capisco di quanto si potesse prevedere. Intanto Calenda ha detto col suo solito fair play: ha detto il centro mi fa schifo. Sì. Quindi diciamo non c'è, lui non c'è. Berlusconi ha detto il centro sono io, quindi neanche Berlusconi c'è. diciamo mia... due dichiarazioni che erano ampiamente prevedibili. Sì, considerando le personalità. Lei è, lei è Toti, non è un po' No, pochino. ma guardi, Io penso che se se dobbiamo essere chiari, non si organizzano i partiti politici facendo sommare leader o presunti tali, cioè non si va da nessuna parte se si mette insieme un po' di gruppi dirigenti. Una cozzaglia di ambizioni personali. Qual è la verità? La verità è che la destra si sta inchiodando sul sovranismo e l'abbiamo visto anche nella partita del Quirinale perché Meloni e Salvini, secondo me, hanno perso l'occasione di giocare una partita da protagonisti. Dopodiché è andata bene, c'è Mattarella, io sono contento e va bene così. A sinistra bisognerà che decidano che fare da grandi perché in tutto il mondo, Polito lo sa meglio di me, c'è. Cioè la sinistra americana divisa tra Sanders, Warren, Ocasio-Cortez contro Biden, Buttigieg e Kamala. Eh, la sinistra francese che ha una diversità Ma rispetto a Macron. Ma è estinta la sinistra francese. Beh hanno fatto le primarie, ha e... vinto la Tubirac, insomma non, non è proprio estinta. Io non la, non la giudicherei estinta. È una sinistra però quella radicale che non funziona come non funzionava Corbyn in UK nel Regno Unito. Come non funzionava la Linke in Germania. Cioè, allora la domanda è: Maurizio Landini, chiediamo scusa a Landini per utilizzarla come riferimento, ma l'ala della CGL dura e pura, la sinistra radicale, sta colletta o va da sé? Perché se sta colletta, fatalmente sposta Letta a sinistra e questo apre uno spazio centrale. Se invece Letta fa un ragionamento riformista serio, come ha fatto Macron, come ha fatto Scholz, come ha fatto Obama, come ha fatto Blair, allora il ragionamento ha un senso. Quindi. Questa è la questione. Cioè se, In questo secondo caso lei rimarrebbe nel campo largo con letta? Beh, sarebbe un campo larghissimo, sarebbe un'area riformista le 5 stelle, ma quella è casa mia, da sempre. Ma guardi, i 5 stelle intanto oh, non c'è. Quindi, non stelle... è ancora deciso lei. I 5 andare stelle, stelle non ci no. sono più a prescindere, mi sì, sì, no, le levi dal campo. Il la vera domanda: perché tutti dicono: Renzi sta con il PD se il PD molla i 5 Stelle, siccome i 5 stelle si sì, sono mollate da sole, lei Resta col PD il PD. Che gioco vuol giocare? Perché il PD è un partito che come dire, ha una storia, una tradizione e quando ci siamo stati Veltroni, io ed altri abbiamo scelto un profilo molto riformista. Lei lo sa, guardavamo al modello di Tony Blair della terza via. È questo l'approdo di Letta o l'approdo di Letta è andare a fare il massimalista con Landini e Fratoianni? Questa è la questione, la discussione non è 5 stelle sì, 5 stelle no, è... Eh, CGL e eh, Cinghia di trasmissione o riformisti. Ma ha lasciato pure Toti da solo allora. Se ma no, ma Toti sta... guardi lui. Toti, come pure potete le Carfagna, Gelmini, eh, i sindaci riformisti del Partito Democratico, da Beppe Sala che non è del Partito Democratico, ma è dei verdi europei, fino a Antonio De Caro, che è il bravissimo sindaco di Bari. E questo mondo qui c'è. Io vorrei soltanto dare una mano: cioè, cosa ho fatto negli ultimi anni? Non ho più giocato in prima, in prima linea. Non sono più il centravanti di dieci anni fa. Io gioco in mezzo al campo e giocando in mezzo al campo ho dato una mano perché arrivasse Draghi al posto di Conte e ho dato una mano perché ci fosse Mattarella. Questo è il mio ruolo. Non è più il ruolo di spadaccino in prima fila, ma di uno che gioca nelle retrovie, che mi viene anche un po' innaturale, ma è il ruolo al quale in questo momento sono, come dire, in qualche modo chiamato da, dai numeri, dai sondaggi, eccetera. Io vorrei costruire un'area... Che è contro il sovranismo della destra e contro i populisti massimalisti. Quest'area qui, se ci vuole stare il PD ha un film, se il PD non ci può stare è un altro film, ma è un'area che c'è a prescindere da Renzi e Toti. E, e Toti e Renzi ne fanno parte. Perché Toti fa l'amministratore serio in Liguria perché eh, i ministri di Forza Italia, come il PD sono bravi. E, e, ma guardi, posso dirlo, ci sono anche dei governatori della Lega. Che alla fine, secondo me, Zaia e Federica. Eh, non è che seguono sempre volentieri Salvini, e Salvini deve decidere se fa il sovranista con la Meloni o fa l'uomo del PPE. Eh, mi, questo... mi pare che si sia più avvicinato alla seconda ipotesi. Ma a dai. periodi, dipende da che giorno è oggi, perché <ride> Salvini su questo non è proprio, dipende dai giorni. Se Salvini sceglie di andare <ride> verso il PPE è un fatto positivo per il sistema, cioè io vorrei mettere agli angoli i sovranisti e i massimalisti. E quindi è il mio premier ideale, lo dico, si chiama Mario Draghi. Dopodiché ci sono tanti sindaci bravissimi, ripartirei lì, quindi l'accordo non l'hanno fatto Renzi e Toti alle due 2 di notte. Lo fanno i, sul territorio tante donne e tanti uomini. Buonasera dottor Fabio Ciciliano. Buonasera, scusi per questa attesa, ma c'era il, il fiume in piena del, da, del senatore Renzi. Allora, no. Fabio Ciciliano fa parte del Comitato Ecnico Scientifico fin, dal, fin dall'inizio, insomma. E in un'intervista al Corriere della Sera, di cui vi mostriamo, il titolo dice Il contagio si spegne molto velocemente, CTS verso lo scioglimento serviva per l'emergenza. Ne è convinto? Beh, il CTS è fondamentalmente una struttura nata all'inizio della pandemia, ormai due anni fa, e è agganciata alla norma d'emergenza, così come tra l'altro anche la struttura commissariale, e quindi come tale rimane in vita fino a che esiste l'emergenza. Quindi, secondo lei, se il, il 31 marzo dovrebbe scadere no? l'emergenza, saremo pronti a chiudere Baracca e Burattino? Niente più gestione commissariale, niente più Comitato tecnico scientifico. Ma il 31 marzo è la data di scadenza di questa ovviamente, ulteriore proroga che c'è stata eh, fin dalla, da ottobre dell'anno scorso. Ci sono state due o tre proroghe che hanno, si sono succedute per la contingenza pandemica. È ovvio che la valutazione è esclusivamente di carattere politico, è una valutazione che va fatta nell'ambito della componente politica e fino a che ovviamente esiste, esiste il Comitato che deve ovviamente supportare il governo da questo punto di vista nelle scelte che dal punto di vista tecnico, quindi dal punto di vista della caratterizzazione tecnica e scientifica, debbono servire per delle valutazioni molto più ampie che interessano ovviamente anche diciamo così, caratteri di diversità molto più ampie che ovviamente hanno bisogno però di uno strumento iniziale che è quello tecnico. Venerdì dopodomani libertà di mascherina. Dalle mascherine ecco All'aperto credo all ancora non è sicuro, ma dovrebbe essere. No, già firmato. Sì, sì, certo. Quindi sì, dall'aperto ufficiale. Mentre invece pare che fino a fine emergenza e... pandemica sì, al chiuso. chiuso, ancora dobbiamo stare attenti. Comunque Qualcuno la devi dice... portare con te. Prego? E comunque la devi portare con te. E sì, perché Anche posto, comunque, come ci ha, hanno detto bene gli esperti, siamo in una fase in cui c'è un oggettivo calo. Straordinario, questo significa che per chi è vaccinato e magari si è anche peccato di Covid adesso non è stato un raffreddore perché non è mai un raffreddore, ma è stato un tutto un altro Covid rispetto a un anno e mezzo fa. E ci siamo passati, no? Tutte le famiglie ci sono passati praticamente tutti. Quindi questo, torniamo alla normalità. Bene. Ecco, questa idea di prolungare almeno fino, allora l'emergenza finisce il 31 marzo, quindi mascherina a chiuso entro il 31 marzo. Adesso già stasera però si parla di portare mascherina a chiuso almeno fino al 30 aprile. Qual è l'orientamento? L'orientamento non è stato ancora preso ovviamente perché i numeri vengono, da qualche... vengono registrati di settimana in settimana per vedere quello che poi è diciamo l'incidenza, quindi il numero dei casi e soprattutto quelli che sono gli impatti sui sistemi sanitari regionali. Quello che si sta registrando da qualche settimana fortunatamente è una continua riduzione sia dei posti di terapia intensiva che dei reparti ordinari di degenza, oltre al fatto che sta cominciando a circolare di meno. Eh, siamo a 1800 casi per 100.000 in 7 giorni. Rispetto ai 2.000 di due settimane fa si è grandemente ridotto. Però 1800 casi sono ancora tanti, siamo ancora in una fase in cui la pandemia esiste e quindi bisogna rimanere attenti. È ovvio che l'impatto sui sistemi sanitari, lo ricordava il, il senatore Renzi, soprattutto per la variante Omicron ha ridotto quello che è l'impegno clinico, però ricordiamoci una cosa, non è un raffreddore. Può simulare un raffreddore nelle persone che sono vaccinate, che hanno completato il ciclo vaccinale? Certo. Le persone che non sono vaccinate Bene. sono ancora colpite e sono è quelle il che. ma quelli non vaccinati rischiano di perdere il collo. Anche per come avete tutto. fatto il servizio da Enna, che è un servizio drammatico, perché poi vedi quella foto e ti si spezza il cuore. L'appello davvero poi a chi non si è vaccinato fino ad oggi, certo non aspetta il mio appello, però veramente è antiscientifico pensare di dire che nel vaccino col vaccino si muore, si muore senza il vaccino. E quelli che abbiamo visto erano persone, purtroppo, che avevano scelto di non vaccinarsi. Quindi... Tra l'altro, oggi l'AIFA no, ha per... reso noto i numeri di queste reazioni avverse e sono veramente estremamente modesto cioè, ma meno male che bisognerebbe fare un monumento agli scienziati quella coppia due. di coniugi originari della Turchia che in Germania ha inventato con biotech il, il vaccino perché hanno salvato tantissime vite umane come del resto il vaccino ha sempre fatto nella storia dell'umanità quindi è una cosa che viva la scienza meno male che c'è stata la scienza e adesso dobbiamo essere pronti alle nuove sfide sanitarie che sono ancora tante allora chiudiamo con il mitico osho per Matteo Renzi. Due vignette, la prima. Oh, mi pare che pure il Carring ha pochi seguaci eppure hanno vinto la medaglia d'oro. Ho messo il nome del partito, Italia Carring. la rotta 1 alla Norvegia, insomma, per un... Ho visto che ci sono 334 internale. iscritti Vediamo. alla federazione. Ancora? bellissimo. C'è posto lì al centro? Siamo una quindicina. <ride> Allora eh, chiudiamo con la nostra consueta campagna sociale, vediamo un momento alla locandina, eh, fino al 13 febbraio 45590 per l'azione contro la fame. Sembra incredibile ma c'è tantissima gente che ancora ne soffre. Grazie per essere stati con noi, buonanotte.